Ciao ragazzi, io sono Cristina Mirkovic e questo è il metodomirkovic.com, la sessione YouTube che state visitando è dedicata all'apprendimento, ossia all'incentivare l'apprendimento del bambino di violino a casa a livello quotidiano, dunque dedicata a tutte le mamme e papà. E il perché? Perché se il bambino è incentivato a livello quotidiano nel sapere come convertire il segno dello spartito nel movimento della mano, braccio, dita, archetto, eccetera. Quel know-how, ossia saper come, poi comporta un esercizio di 20 minuti, mezz'ora, anche un'ora, molto più sciolto, ma soprattutto consapevole, autoconfidente e di conseguenza cresce autostima, velocità nel progresso e soprattutto l'entusiasmo. Quindi il tassello del saper come convertire segno nel braccio, mano destra, sinistra, arco, è la causa di un esercizio spensierato, piacevole, entusiasmato e diciamo cresce e aumenta la passione e velocità di progresso. Dunque, let's go for it. Abbiamo iniziato a collegare le note con le dita della mano sinistra sulla corda di re. Tutto ciò è spiegato in precedenza come impostare la mano sinistra nella lezione 13 per le corde la e mi e la, lezione 14, 15, 16, 17, 18, 19. Adesso andiamo sulla corda di re. Siamo arrivati al secondo dito, dunque la nota è sempre incentivare il bambino cosa pensare, come collegare il dito della nota con la nota, scala. Dunque, il secondo dito sulla corda di re, colleghiamo sempre con la scala, dalla corda re nella scala, dopo la nota re va la nota mi, che il primo dito l'abbiamo già fatto, e dopo il mi c'è il fa. Allora, quindi sempre lo scotch, perché? Per uniformare la caduta delle dita sulle quattro corde, per smaltire la difficoltà del mirare, del centrare il dito, il suo posizionamento, finché non va portato all'automatismo, e questo scotch sulla corda di re corrisponde al fa, hashtag fa diesis, e dunque lo riconosciamo nello spartito che va messo davanti alla nota. Quindi andiamo subito su dunque, il secondo dito sulla corda di re, sempre l'automatismo lo stesso, il treno sul binario che l'archetto che non si sposta dallo store su cui scorre, fermiamo l'archetto. Abbiamo il primo dito che cade sullo scotch, sul polpastrello, libero lanciato, che è mi. Fermiamo l'archetto per far cadere il secondo fa diesis sullo scotch. Fermiamo l'archetto per innalzare il secondo dito dallo scotch. Fermiamo l'archetto per innalzare il primo dito dallo scotch. Di tutto ciò ho già detto e ripeterò sempre: una volta fermiamo, appoggiato il dito non va più alzato dalla corda, perché non deve andare in confusione. Il movimento è tale e si ripete soltanto una volta finché necessario, e non deve perdere neanche la posizione acquisita, perché quella va imparata fino all'automatismo. Ora che non serve più il secondo dito, fa diesis, fa innalzato, ma il primo c'è già pronto sulla corda. Primo dito mi, quindi non va innalzato prima del dovuto, e quando non serve più andiamo su re. Sapere di più, per suonare e guardare in simultanea lo spartito che scorre in tempo reale, accompagnato dalle musiche originali, visitate la mia scuola online metodomirkovic.com, oppure semplicemente fate subscription sul mio canale YouTube qui, oppure non esitate a chiedermi tutto ciò che considerate importante per incentivare lo studio con il vostro bimbo a casa a livello quotidiano. Grazie.